il gesto simbolico della bandiera della Palestina sotto la bandiera italiana è un qualcosa che, come dire, non tutti sono propensi a sottolineare questo momento di fratellanza e di accoglienza. E così, e questo Mediterraneo deve essere un mare di pace, di tranquillità, di sicurezza per tutti, perché è giusto che sia così. E quindi la pace è una necessità vitale per tutti noi. E credo che noi ringraziamo voi che avete raggiunto questa pace. E noi stiamo praticamente sulla vostra strada per conquistare la nostra pace. E quindi tutti insieme avremo questo mondo diverso, più giusto e più migliore di questo. Grazie a tutti voi. Intanto l'apprezzamento mio e di tanti democratici per questa iniziativa di rifondazione che mette insieme in un dibattito molto partecipato rappresentanti del popolo curdo e rappresentanti del popolo palestinese, che sono due nazioni alla ricerca di uno Stato. Particolarmente delicata è la situazione dei due popoli, impegnati in una grande battaglia, diciamo, di carattere ideale e politico per affermare la loro identità e il loro diritto ad avere uno Stato. Pace per noi è una cosa molto fondamentale, che riguarda le libertà. Libertà senza una dignità, senza una volontà dei popoli non si può costruire. Quindi libertà per noi è una cosa di comune, che riguarda tutti i popoli, che costruisce pace. Quindi pace senza fare un'analisi, fare una costruzione di una guerra non si può raggiungere. E per poter costruire una vita libera, che condivida per tutti i popoli, aspetta che i popoli facessero, costruisce questa volontà di vivere. E perché oggi a Baronissi, a parlare di Kurdistan? Baronissi è una città che vuole costruire insieme a tutti gli altri popoli una vita, quindi ha accettato anche di accogliere dall'esterno, aiutare oppure sostenere e conoscere le altre differenze per poter arricchirsi nella sua città. Quindi è una città che è di pace, una città che sta facendo i passi di pace certamente che è molto importante proprio portare, parlare insieme ai altri popoli le esperienze di questa ricostruzione di un nuovo mondo. Allora, innanzitutto saluto gli ascoltatori della radio e saluto chi ci guarda. In America Latina oggi è in corso una controffensiva brutale da parte dell'imperialismo, che cerca di riconquistare gli spazi persi in tutti questi anni. Voi sapete che dalla rivolta del Chiapas del 94, poi con la vittoria di Hugo Chavez in Venezuela, si è aperta una stagione nuova in America Latina, una stagione nuova che ha visto piano piano prima la resistenza contro il neoliberalismo più selvaggio, diciamo così, e contro le privatizzazioni, una resistenza che è costata morti e feriti, non è stata una resistenza, diciamo, indolore, ma è una resistenza che è durata molti anni. Ricordo qui per esempio la cosiddetta guerra del gas o la guerra dell'acqua in Bolivia contro le privatizzazioni delle compagnie del gas e dell'acqua, eccetera. Poi piano piano appunto hanno conquistato i governi progressisti, di sinistra, rivoluzionari, nazionalisti, che però hanno cambiato appunto il volto di un'America Latina che gli Stati Uniti hanno sempre considerato il loro cortile di casa. Hanno fatto innanzitutto colpi di Stato blandi, cosiddetti colpi di Stato morbidi, prima in Honduras contro il legittimo presidente Zelaya, poi in Paraguay contro il vescovo Lugo e poi via via l'ultimo caso più eclatante è quello del Brasile, dove hanno cacciato appunto la legittima presidente Dilma Rousseff per insediare dei ladri
dei corrotti che proprio in questi giorni sono sotto processo e sotto accusa perché si sono rivelati appunto dei corruttori e dei corrotti. E oggi però il centro, l'occhio dell'uragano è il Venezuela. E nel Venezuela e sul Venezuela la stampa internazionale è veramente a dir poco una vergogna, perché, come dire, la narrativa a cui siamo sottoposti è quella di una cosiddetta dittatura, la dittatura di Maduro, la dittatura del chavismo, eccetera, eccetera, contro un popolo che si ribella alla dittatura. Le cose non stanno così, le cose stanno in tutt'altro modo, perché quella che oggi è in atto in Venezuela è un tentativo di arrivare a uno scontro e a una guerra, perché il piccolo dettaglio, come sempre dico io, è che le riserve petrolifere più importanti del pianeta sono in Venezuela, nella fascia dell'Orinoco, e quindi l'imperialismo vuole riappropriarsi del petrolio, non solo del petrolio, il Venezuela è il terzo possessore di oro nel mondo, è possessore di coltan, un elemento importante per la tecnologia di questo secolo, nonché ha una grande riserva d'acqua e un pezzo di Amazzonia. Un pezzo di Amazzonia che vuol dire brevetti, vuol dire controllare la biodiversità. Quindi tutti i temi, diciamo, importanti che hanno a che vedere con noi. Quindi quello che è in atto oggi in Venezuela è uno scontro, insisto, per riappropriarsi delle risorse di quella terra. Io non credo che nessuno creda a Babbo Natale tra chi ci ascolta e chi ci vede. Beh, ci stanno cercando di far credere a Babbo Natale, ci stanno cercando di far credere che i golpisti, quelli veri, oggi sono i buoni del film, come si dice, no? Sono quelli che in realtà vorrebbero la democrazia, quando hanno provato a fare un colpo di Stato nel 2002, quando hanno sabotato l'economia in questi anni, quando continuano a fare mercato nero, aggiotaggio, una guerra economica per far mancare il cibo, per far mancare le medicine alla popolazione. Quindi è un po' lo scenario, poi ne parleremo, spero, di quello che è stato il Cile del 73. Lo dico ai giovani, io ho pochi capelli a questo punto, ma io ricordo bene l'esperienza del Cile contro il governo di Salvador Allende, perché è esattamente lo stesso copione che viene oggi utilizzato, certo in maniera più sofisticata, in maniera modernizzata, con un uso spregiudicato dei social media, delle cosiddette reti sociali, con un internet che è parte della guerra cibernetica, la guerra cosiddetta di quarta generazione, così si definisce, insomma è l'attacco, diciamo, al Venezuela, l'attacco ai legittimi governanti del Venezuela è davvero, davvero impressionante. Quindi cosa dire? Credo che noi dobbiamo essere impegnati nella difesa delle conquiste, dei diritti sociali di cui non si parla mai, perché non si dice mai che, per esempio, esiste oggi una pensione, per parlare del Venezuela, esiste oggi una pensione che prima non c'era. Non si parla mai del fatto che oggi ci sono più di 2,5 milioni di ragazzi che possono andare all'università mentre prima non avevano la possibilità di farlo. Non si parla del fatto che c'è una sanità pubblica che garantisce un'universalità dei diritti e garantisce la salute per tutti i cittadini. Si parla di altro, si parla delle violenze di piazza come se fosse il popolo a ribellarsi contro la dittatura, mentre sappiamo che si tratta di squadracce fasciste, organizzate, armate, finanziate non solo dagli Stati Uniti ma anche appunto attraverso i paramilitari colombiani, che in questi anni sono stati molto attivi anche nel Venezuela attraverso un programma di destabilizzazione appunto della rivoluzione bolivariana. Aprendimos a quererte desde la histórica.